Buongiorno a tutti, siamo sulla pagina della Biblioteca di Desenzano, sono le 18 e puntuali per l'appuntamento di Parole tra noi. Oggi abbiamo ospite del. Si sente un strano. Non so, sento. Ecco qua. Sentivo uno strano ritorno e quindi ho avuto un momento di. Ah, eri tu, ecco, era Paola che mi faceva sentire il suo ritorno e quindi la presento subito. Eccola qui. Siamo con Paola Barbato, ci vorrà qualche istante, ed eccola qua. Sentivo un ritorno in cuffia, per cui non capivo, Sì, probabilmente perché l'ho nessuno. condiviso sulla mia pagina, è partito l'audio a Ah, manetta. ecco, ma probabilmente non ha Molto sentito niente nessuno, lo sentivo solo io. Intanto bene. grazie Paola di essere qui con noi, grazie di essere nella tua biblioteca. Allora, svelo, dovevamo, come tanti altri incontri, farlo in presenza. Abbiamo atteso di presentare il libro di Paola, che è uscito in primavera, tarda primavera, quest'estate, sperando di poterlo fare in presenza. Ma non appena abbiamo stabilito le date, ecco qua, e si vede che, insomma, anche i thriller devono, diciamo, riaccasarsi sulle pagine Facebook. Eccolo qui il libro, vengo a prenderti. E intanto grazie a chi è già con noi, che ci saluta, Cristina, Angela, Laura, Claudia, Mochina, Sanna, insomma, tanto grazie alle persone che già ci stanno salutando. Paola, comincerei dalla forma. Perché adesso ho scoperto, oggi ho fatto una ricerca, perché ti ho sentito dire la mia non è una trilogia, è una polibilogia. E questo è il terzo appuntamento di questa polibilogia ed è quello conclusivo. Noi banalmente avremmo detto è una trilogia. Cominciamo da lì, perché poi ho cercato oggi, polibilogia è un neologismo, l'hai inventato tu per raccontare esattamente questa strana, virgolette, trilogia, che non è una trilogia, che tu ti sei inventata. Raccontaci cos'è intanto, cominciamo da lì. Sì, allora in realtà sono dei libri che possono, io dico sempre, possono essere letti da soli, quindi non è necessario leggerli tutti e tre. Perché questo è una specie di imperativo che non mi piace quando avviene nell'editoria, o li leggi tutti e tre o non capisci la storia. Poi possono essere accoppiati a due, cioè io so chi sei, che poi è il primo che è uscito, quindi probabilmente come arco temporale, il primo che è uscito può essere accoppiato con il terzo, che ne potrebbe essere l'ideale seguito, così come Zo, che è il secondo uscito. Può a sua volta essere accoppiato con Vengo a prenderti, che è il terzo. In realtà, però, questo non è un ordine obbligatorio, perché siccome possono essere letti come un prequel, un sequel e uno spin-off della stessa storia di cui fanno parte, si possono anche leggere in qualsiasi ordine. Io ho molti lettori che hanno iniziato dal terzo, per cui hanno prima letto la storia che vede il punto di vista della Nemesi degli altri due libri e poi hanno letto gli altri due libri con un'ottica completamente diversa. Tu prima, dietro le quinte, mi dicevi, noi vediamo in Vengo a prenderti il dietro le quinte degli altri due libri, con una prospettiva del tutto inedita, per cui tutto ciò che prima avevamo visto negli altri. Allora, scusatemi, mi è partito il televisore. Beh, è una È diretta, il diciamo, male di avere tre multitasking. figlie che mettono in pausa qualsiasi cosa. E quindi, insomma, la cosa bella di questa polibilogia, quindi a due più volte, è proprio che in realtà si possono creare tutta una serie di sequenze di lettura che creano dei lettori diversi, perché il primo che leggi ti dà un imprinting. E poi tu da quell'imprinting lì non è che puoi prescindere, per cui se un personaggio ti viene presentato come positivo, tu, anche se poi lo vedi sotto altre vesti, comunque rimani legato alla tua primissima impressione, e questo vale per tutti e tre, quindi sono tre impressioni diverse, e quindi da lì è nato il neologismo. Allora, accogliendo l'invito di Tommaso che dice sono a metà, non spoilerate troppo, No, please. no, non spoileriamo. Ecco, non spoileriamo niente, però insomma, ricostruiamolo un po'. Nel primo la protagonista è una donna, Lena, okay? Noi sappiamo che il fidanzato, il compagno, è morto in Arno, si è suicidato. A un certo punto questa donna inizia a ricevere dei messaggi che non possono che essere del suo fidanzato. Nella seconda, invece, tu ci porti in una in zoo, la protagonista è una donna, è Anna,
e Anna si ritrova, e non si sa dare nessuna spiegazione, si ritrova in una gabbia, dentro un capannone, appunto una gabbia da zoo, appunto da circo forse, e scopre di non essere neppure la sola, di gabbie ce ne sono tante. I due libri poi hanno punti di, diciamo, nei quali convergono, e lì mi fermo. Il terzo libro tu dove ci conduci? Allora, il terzo libro inizia dove terminano gli altri due, perché gli altri due hanno questa caratteristica di avere un finale in comune, anche se ognuno, quando lo si legge, sembra lo dico, sempre che lo dico a Tommaso, l'ha detto l'autrice, lo dico a Tommaso, l'ha detto l'autrice. Io Però entrambi terminano nello stesso luogo, nello stesso momento e con lo stesso gruppo di personaggi che sta agendo nel finale. Dopodiché, il terzo libro parte da quell'istante lì che, se per gli altri due libri è un punto in cui finisce la storia, quindi un punto d'arrivo, per un personaggio che poi è, diciamo, il principale protagonista, i protagonisti sono più di uno, comunque diciamo uno dei protagonisti del terzo libro, quello è un punto di partenza. Infatti abbiamo un protagonista maschile che negli altri due libri ha un ruolo ben definito in un modo o nell'altro e che nel terzo libro ha un ruolo invece completamente diverso, che è molto, molto, molto interessante. Quindi, siccome ho letto che è comparsa la domanda in che ordine li farei leggere io... Ecco, appunto, era la domanda che ti avrei fatto. Allora, in realtà questa domanda è un po' ingannevole, perché io sono estremamente curiosa. Io ho ovviamente conosciuto una serie di lettori che hanno seguito l'ordine di pubblicazione, quindi che hanno letto Io so chi sei, poi hanno letto Zoo, e per ultimo hanno letto Vengo a prenderti. Poi con l'uscita di Zoo è nata il primo scambio, cioè sono arrivati dei lettori che per primo hanno letto quello, poi hanno recuperato Io so chi sei e infine hanno letto Vengo a prenderti, e poi con l'uscita di Vengo a prenderti si è creato il terzo ceppo. Paola Michela, mi pare, perché sono un po' ceccato, dice che una volta finita la polibiologia ho avuto il bisogno di rileggere tutto, perché appunto il terzo ridà luce diversa alle cose che abbiamo letto prima. Sì, ma può essere, e tra l'altro questo è uno dei lati interessanti per me, perché invece leggendo il terzo per primo questo bisogno paradossalmente non c'è, perché è tutto molto chiaro, gli altri due libri diventano libri che contengono degli inganni, tu non sai che sono inganni finché non leggi il terzo. E quindi è una lettura, per cui in realtà non riesco a favorire, la maggior parte delle persone che hanno letto tutti e tre i libri sostengono che il primo da leggere sarebbe Zoo. Io sono portavoce di quella che è la convinzione generale, però io devo dire che i lettori che iniziano da Vengo a prenderti e leggono gli altri due in seguito sono dei lettori che mi fanno delle osservazioni, che colgono delle cose e mi piacciono da morire, mi piacciono tantissimo, e quindi non lo so, quindi in realtà davvero lascio la gente libera di leggerli come vuole, sempre che li voglia leggere. Il successo della formula è proprio, credo, testimoniato da queste tante opinioni che si raccolgono dove è meglio, da dove è meglio iniziare, e tutte credo abbiano un perché, una motivazione, perché è vero che, insomma, e quindi è a testimonianza del successo, del successo. Io li ho letti in ordine di pubblicazione a distanza di tempo l'uno dall'altro, dice Rossana, e ora sto rileggendo quasi, li sto rileggendo, sono quasi alla fine. Ascolta invece, tu in che ordine li hai scritti, Paola? Poi raccontiamo un po' più del... Allora, questa è una particolarità, perché il primo libro che io ho iniziato è stato Zoo. Premettiamo che Zoo è stato bocciato come proposta da qualunque editore a cui l'ho proposto a partire dal 2013, che è l'anno in cui ho concluso la mia collaborazione con Rizzoli. Quindi era un libro che nessuno voleva, le motivazioni erano che era una storia a setting fisso, quindi tutta ambientata nello stesso posto, claustrofobica, e che quindi queste storie non funzionano. Allora, può anche essere vero, in linea di principio,
non è una buona ragione per non scriverla, una storia così. Cioè, se uno dice, ma però guarda che editorialmente si considera come una storia che non funziona, pazienza, tu te la scrivi per te stessa, è quello che ho fatto. Quindi ho iniziato a scriverla per i fatti miei, l'ho pubblicata su questa piattaforma online che si chiama Wattpad, e non avevo nessuna, ma proprio non pensavo ci fosse nessuna prospettiva per una pubblicazione. Nel frattempo, visto che dovevo proporre al mio attuale editore, che è PM, un'idea, una traccia per un nuovo libro, ho proposto la traccia di Io so chi sei e ho iniziato a scriverlo parallelamente a Zoo. E mentre lo stavo iniziando, mi sono resa conto che poteva esserci un colpo tra i due libri. Da lì io ho scritto insieme Io so chi sei, cioè li scrivevo perché non potevo prescindere dall'uno e dall'altro, mentre Vengo a prenderti è stato scritto per conto suo da solo, tenendo presente che io mentre scrivevo Zoo e mentre scrivevo Io so chi sei, prendevo gli appunti per Vengo a prenderti, il cui finale era già chiaro. Quindi c'è una sorta di coralità in realtà, no? Vengono scritti praticamente insieme. Paola, nei primi due, possiamo provare a sintetizzare così senza spoilerare nulla, tu usi il punto di vista di Lena, di Anna, sono vittime di una situazione che non si sanno spiegare peraltro. Nel terzo usi il punto di vista invece di, virgolette, del cattivo. Poi nei libri di Paola il cattivo non è mai proprio così cattivo e anche i buoni non sono in fondo mai così, così senza macchie. Ma questo è un altro discorso di cui poi magari parliamo. Possiamo un po' provare a sintetizzarlo così, il punto di vista della... Sì, possiamo anche sintetizzarlo con un parallelo con un film che secondo me è un film bellissimo, ma bello, 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 che è un film dell'orrore, che è il primo Saw l'enigmista. Ecco, più o meno il meccanismo è sempre quello, che tu vedi le vittime finché le vedi dal loro punto di vista, però man mano che ti sposti, man mano che sposti l'angolazione da cui osservi la situazione, le vittime man mano si mostrano meno vittime di quello che sono e il carnefice assume tutta una serie di motivazioni che sono plausibili quanto quelle delle vittime. Per cui, continuando a girare, da qualsiasi punto la vedi, nessuno è vittima, nessuno è carnefice, tutto si trasforma, per dirla all'Einstein. Ed è veramente così. E io credo che questa sia una grande verità dei giorni nostri, ma insomma, diciamo una peculiarità della nostra specie. Noi abbiamo questa fame di assoluto, per cui dobbiamo avere il buono, il cattivo, la dicotomia, il bianco, il nero, se no ci sentiamo in ansia. In realtà è tutto molto sfumato, perché anche tantissimi delle figure criminali degli ultimi anni riteneva spesso di essere nel giusto, addirittura riteneva di essere vittima della propria vittima. E questo è un meccanismo che scatta molto più spesso di quanto non si creda. Quindi non c'è nulla di strano, in qualsiasi diverbio, in qualsiasi questione, se tu vai in qualsiasi tribunale, tutti ritengono di aver ragione e probabilmente ce l'hanno, oppure hanno tutti torto. Hanno delle ragioni. Quindi insomma, Pirandello non insegnava sciocchezze, questa era la base di tante delle storie pirandelliane, che certo, non esiste una verità, ma esistono tante verità, a volte addirittura incompatibili fra di loro, pur coincidenti. Paola, uno dei temi che mi sembra in filigrane di aver colto è quello del riconoscersi. Mi viene da dirla così, il cattivo, diciamolo così, no? Che sceglie le sue vittime, in realtà le sceglie perché c'è qualcosa di lui lì dentro. È una impressione da lettore distratto la mia, oppure è un tema che tu hai voluto mettere dentro ai tuoi libri? Ma certamente, ma siamo tutti specchi fatti per guardarci diventare soli e vecchi. No, adesso non metterla così, però. Ho un retaggio che è così. È molto vero che molto spesso le cose che ci danno fastidio negli altri sono o cose che ci appartengono o cose da cui noi abbiamo subito dei danni. Il fastidio non è mai generico, non è mai generalizzato. Le persone iperattive detestano le persone pedanti. Perché? Perché c'è una...
una specularità, quindi si va a vedere l'opposto, non ci piace quello che vediamo perché magari è qualcosa da cui ci siamo voluti allontanare o qualcosa che magari appartiene in realtà a noi ma che noi forziamo, è tutto molto complesso, cioè la mente umana è complessa, i neuroni specchio esistono, quindi perché se uno sbadiglia, sbadiglio anch'io, ma fa tutto parte dello stesso calderone. Io osservo molto la gente che mi circonda, poi osservo fortunatamente anche me stessa, perché bisogna sempre partire dal presupposto che non è che tu osservi delle cose negli altri, dopodiché tu invece ne sei totalmente scevro, è una sciocchezza. Se cogli qualcosa negli altri, prima di tutto coglila in te stesso. E cerco di riversare nei miei personaggi queste contraddizioni così come sono. L'altro tema che mi sembra a legge nel romanzo è quello della rieducazione, è proprio un'espressione, una parola, che viene, bisogna rieducare, insomma, un verbo che torna spesso in questo libro. In fondo questo cattivo sembra a modo suo muoversi per fare quasi del bene a quelle persone, alle persone che sono attorno, alle persone che lui, diciamo, prende di mira. È un'idea strana del bene, Paola. No, scherzo. No, è un principio che ripeto, che abbracciano moltissimi criminali. Molti criminali fanno giustizia, molti criminali danno lezione. Famigerato colpirne uno per educarne 100 significava esattamente questo. Il terrore significa questo. E in realtà è una cosa che noi vediamo applicata ancora oggi in tantissime vicende che appartengono alla cronaca di vari colori, che sia nera o che non sia nera, è che molte volte si dà una lezione con varie intenzioni, la maggior parte delle volte è un'intenzione di vendetta, ma in diversi casi c'è l'intenzione di insegnare qualcosa attraverso la lezione. È una cosa che poi è un po' l'affermazione dei due ragazzi della Columbine. La loro intenzione era questa. Sono entrati nella scuola, hanno fatto una strage perché gli adulti capissero che stavano sbagliando l'approccio con i ragazzi. Una cosa che, se ci pensi, è orrenda, però... Certo, Claudia ci scrive che il tema della rieducazione lo trova anche in Non ti faccio niente, che è un libro di ormai 4-5 anni fa, che è il primo libro, dice, che ha letto ed è ancora uno dei suoi preferiti, quindi insomma riportiamo anche questo segno, che è un tema che aleggia sempre nella tua narrativa. Un altro dei temi, Paola, che c'è sempre nella tua narrativa è il tema della violenza. Una violenza qualche volta fisica, qualche volta psicologica, legato spesso alla costrizione anche, no? Penso a Mani Nude, che è uno dei libri tuoi che ha avuto grande successo, se non ricordo è con quello che tu, ci aggiudicasti il premio Scerbanenko, che rimane un premio importante. E, ecco, il tema della costrizione della violenza, quasi che tu abbia un desiderio forte di indagare quali sono le reazioni degli uomini in quelle situazioni lì. Sì, ma poi sono le situazioni, tutte le forme di cattività che sono interessanti, perché poi generalmente noi applichiamo il concetto di cattività soltanto all'essere tolti dal proprio habitat naturale, essere messi in un ambiente che non ci appartiene. In realtà la cattività è ogni obbligo ad adattarsi a qualcosa che non conosciamo. Andare a fare un lavoro nuovo è una cattività, entrare in una serie di regole che fino a ieri c'erano del tutto sconosciute, è una cattività. Esistono cattività positive, esistono cattività naturali. Io faccio sempre l'esempio del lutto. Il lutto è la cattività naturale in cui tutti veniamo prima o dopo gettati. Nessuno è preparato a quel tipo di cambiamento, siamo obbligati ad adattarci a quel cambiamento, ognuno si adatta alla propria maniera. Per cui sì, la costrizione, però se noi ci pensiamo, siamo punteggiati di costrizioni, dal bambino dietro alla lavagna. Poi è un tema di grande attualità in questi giorni, soprattutto in Lombardia, purtroppo. Quindi
Quindi è proprio una cosa che permea moltissimo la maniera in cui noi cresciamo, ci relazioniamo nella società moderna così come la conosciamo, e oggi noi siamo infinitamente più liberi di quanto non fossero i nostri bisnonni, i nostri trisavoli, i nostri antenati, che avevano dei codici ancora più rigidi, per cui veniva impedito di fare una serie di cose perché era stato stabilito che non andavano fatte. È una cosa che appartiene al genere umano, e per questo mi interessa, perché alla stessa sollecitazione non si reagisce nella stessa maniera. Non ci sono due persone, insomma, tu hai fatto l'esempio classico, chiaro, evidente di quello che ci sta succedendo oggi. Oggi noi siamo limitati in quello che facciamo, c'è chi si abbatte, c'è chi si adatta, c'è chi si arrabbia, c'è chi rifiuta di seguire le indicazioni, c'è chi invece vorrebbe delle indicazioni ancora più rigide, e a fronte della stessa cosa non ce ne sono due che reagiscono davvero completamente nella stessa maniera. Vorrei parlare di uno dei personaggi del libro, l'unico che citerò, che è Caparzo, questo poliziotto, che è un personaggio che ritorna perché l'abbiamo già incontrato in questa polibiologia. Raccontaci com'è il poliziotto che tu hai voluto. In fondo lui diventa anche un eroe, ma in fondo è un uomo da sempre considerato in fondo quasi un poliziotto di serie B. Sì, è considerato proprio sul limite fra il poliziotto e il criminale. Lui nasce da una famiglia di criminali, ha una matrice violenta che ha assimilato durante la sua crescita, che fa parte di lui. È un uomo ottuso, che è una cosa fondamentale, perché l'ottusità è l'incapacità di vedere al di fuori del proprio raggio d'azione, della propria angolazione, è pericolosissimo, soprattutto se si tratta di qualcuno che detiene un potere, e un poliziotto detiene un potere, indubbiamente, per quanto magari piccolo o minore rispetto ad altri che hanno dei gradi più alti. E Caparzo, di questa sua ottusità, di questa sua violenza intrinseca, si disinteressa. È un personaggio che è privo di codici morali, non ha interesse per nessun codice morale, e si trova per maniera assolutamente casuale a diventare un eroe. E anche questo è un fatto interessante, perché insomma, se una persona sta annegando e un assassino si butta e lo trae in salvo, l'assassino è ancora un assassino, certo, però è anche un eroe, certo, e può essere entrambe le cose insieme, sì. E chi non si è buttato, allora che cos'è? Un delinquente, perché magari ha avuto paura, ha aspettato che qualcun altro prendesse l'iniziativa, è stata una bravissima persona fino al giorno prima, però di fatto è un po' come quelli che causano gli incidenti e poi scappano, non è che sono tutti degli sciagurati, a volte sono delle bravissime persone, ma in quel frangente e si trasformano in qualcos'altro. Questa era una cosa che mi interessava. Io ho conosciuto i poliziotti americani, ho avuto un'esperienza tragica molti anni fa a Los Angeles, perché non avevo messo la freccia, sono stata fermata con l'altoparlante, con le pistole sganciate, sono stata messa al muro. Uno spavento pazzesco, perché mi sono sentita vicinissima a qualcosa di estremo. E da allora io mi sono interrogata sul fatto che magari quel poliziotto là, quella volta là, si era svegliato male, magari aveva problemi, magari aveva delle cose. Però ho detto, allora, litigando con la moglie. Insomma, di fatto era una persona pericolosa in quel momento specifico della sua vita in cui ha incrociato la mia vita. E questo senso di pericolosità è rimasto latente in me un bel po' di anni, finché non ho creato Caparzo e l'ho sostanzialmente riversato in lui. Ho proprio applicato su questo personaggio questo essere sbagliato nel ruolo che si riveste. È ancora più sbagliato man mano che si va avanti. I luoghi, vorrei parlare un po' dei luoghi della polibiologia, adesso un po' alla volta prendo animo di usare questo termine, perché mi viene difficile da dire polibiologia. I luoghi, una storia ambientata a Firenze, una storia in un capannone, diciamo, potremmo dire
in una pianura, e l'ultimo invece ci sono tanti luoghi nei quali si spostano. Intanto perché li scegli, come li scegli, perché Firenze? E poi ti sei posto il problema della credibilità. In fondo racconti una storia che dove un capannone per 3 anni rimane inesplorato, se non dalle persone o che non sanno come mai sono lì, ma non sanno neanche dove sono, oppure da questi che, diciamo, vanno lì per fare quello che devono per i carnefici. Ci sei posto il problema della credibilità, e poi come li scegli i posti? Viaggi molto viaggi molto su Google Map? Sì, allora, l'unico luogo che è stato scelto in virtù di qualcosa di funzionale è stato Firenze, perché avevo bisogno di un fiume. Era una storia nella quale il fiume aveva un grosso ruolo. Io vivo vicino a Verona, per cui io conosco molto bene l'Adige, che non è certo un fiume buono, non è un fiume che ama restituire quello che prende. Ho visitato anche i grandi fiumi, ho visitato il Nilo, ho visitato il Mississippi. Avevo bisogno di un fiume che avesse quest'aria paciosa, ma poi in realtà potesse essere molto pericoloso, e avendo tanti amici fiorentini ho optato per l'Arno, e quindi ho optato per Firenze per questa ragione specifica. Cioè io ho scelto prima il fiume e quindi la città. Tutto il resto, anche fatto anche il capannone che si trova in mezzo al nulla, è derivato da esperienze comunque che ho. Cioè io per esempio mi sono andata in campagna con i miei cani nello stesso posto per anni e anni e anni ad Desenzano, e c'era un cascinale abbandonato, io ci andavo veramente, ma andavo a 20 metri da questo posto e non mi sono mai avvicinata, non sono mai entrata, e per quel che so dentro ci poteva essere qualsiasi cosa, ma il punto è che c'è, se tu non hai un input, un'abitudine, ci sono dei posti che diventano invisibili, posti che si finisce col non vedere mai, ma anche posti belli, nel senso che tante volte si va in una zona e dice prima o poi dovrò andare a fare un giro in quel bosco, e poi passano 20 anni e non ci vai mai. Quindi anche questa è una cosa che ho sperimentato. Poi la collocazione precisa di quel capannone l'ho fatta proprio millimetricamente, andando a cercare una zona proprio non coperta da nessun punto di vista. Io gli ho fatto arrivare un sentiero che non c'è, perché è una zona molto molto brulla, molto abbandonata, trovata su Google Maps, dove non ragionevolmente non c'è mai anche colture, non c'è niente lì intorno, cioè proprio il nulla, un posto dimenticato da Dio. Per il resto, per quanto riguarda la credibilità, all'interno di Vengo a prenderti c'è una, senza, non spoilerò nulla, dico solo che viene presentata come luogo dove avviene una scena, una chiusa sul Po. Ora io quella chiusa sul Po l'ho trovata, l'ho verificata, ho cominciato a chiedere a persone della zona che, come fosse, insomma sono arrivata fino a qualcuno che ci lavorava dentro, per cui mi sono avvicinata talmente tanto che l'unica cosa che non ho fatto è stata andarci fisicamente dentro perché era vietato, ma ho avuto modo di accedere a tutte le informazioni, perché non può mai capitare che in un libro tu descriva una cosa che esiste e qualcuno possa arrivare a dirti guarda che hai scritto una sciocchezza, perché questa cosa che tu sostieni in realtà non è così. Quello è un errore che l'autore non si deve permettere se parla di qualcosa di reale. Cioè deve avere lo scrupolo, la pazienza, insomma a volte di superare un blocco di noia, perché non sono cose divertenti da fare, di verificare tutto. E io nei miei libri, nei limiti del possibile, a meno di non avere un buco di memoria, verifico sempre, sempre tutto. Paola, raccolgo questa bella sollecitazione. Aiuto, scrive Massimo, da quel che capisco è duro, tipo mani nude. Qualcun altro gli risponde, adesso perché mi è scomparso, no, è duro ma non è come mani nude. L'accostamento a mani nude, diciamo, può funzionare, ci sono dei temi che ritornano, no. Ecco. Raccontaci tu una tua impressione da scrittrice o da autrice in questo caso. No, allora, siccome la Mani Nude si muove su un binario principale che è molto netto, che è il bisogno
che due persone sole hanno l'una dell'altra, perché poi alla fine ci sono le tematiche del rapimento, sono le tematiche della violenza, sono le tematiche del grande cambiamento, ma è un film sulla è un libro sulla dipendenza emotiva. A proposito di film, ti fermo un attimo, perché proprio Claudia scrive: ma chissà che da un tuo libro non nasca qualche film, e cita proprio Mani Nude e Zoo come i suoi preferiti, e quindi questo lapsus mi ha dato, diciamo, l'opportunità di raccogliere anche questo commento. Scusa Paola. Io me li vedo tutto, quindi il problema è proprio quello, che per me sono spesso libri, ma sono libri visivi, sono libri visualizzati. Poi a tutti piacerebbe che da un proprio libro venisse tratta una serie televisiva, un film, però è molto, 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 molto difficile, molto remota come possibilità. Io ho un'invidia assoluta per, lo dico proprio dichiaratamente, gli voglio anche molto bene, ho un'invidia assoluta per Donato Carrisi, che è riuscito ad avere la possibilità di diventare produttore dei film tratti dai propri libri, e in questa maniera lui non solo ha il controllo sul prodotto, ma anche la possibilità di dire: beh, se nessun altro lo fa, lo posso fare io. E fa pure la regia, no? Non sono in quella posizione, ma mi piacerebbe molto. Comunque, tornando a Mani Nude, veramente è un libro che parla prevalentemente di dipendenza emotiva reciproca fra i due personaggi protagonisti, con un contorno di grande violenza. In questo caso non c'è quell'elemento della violenza proprio estrema come c'è in Mani Nude, qua è assolutamente assente. Ci sono dei momenti, ci sono dei punti dove ovviamente avvengono anche dei fatti di una certa gravità, ma io non farei un paragone fra i due libri, non da quel punto di vista almeno. Paola, come testimoniano i tanti commenti, che purtroppo non si poteva raccogliere tutti, ma rimangono sulla pagina, i tuoi lettori sono attenti, appassionati, tanto che hai dovuto, e hanno tanta voglia di discutere dei tuoi libri, tanto che tu hai dovuto, voluto, non credo sia stata una fatica, aprire una pagina dedicata a chi ha già letto i tuoi libri. Ce ne parli un attimo? Allora, ho aperto pagina, questo pagina, gruppo, insomma, sì. Questo gruppo di autoaiuto. Sì, perché no, è molto bello, credo che siano pochi scrittori che hanno aperto, diciamo, potremmo dire che off limits a chi non vuole spoiler, perché lì... No, esatto, perché si chiama Spoiler Place. Più chiaro di così. Segmenti altissimi, quindi Melrose Place. Comunque, lo Spoiler Place era un posto perché qualcuno aveva già letto tutti e tre i libri e voleva parlarne, ma ovviamente ne aveva il rischio di rovinare la lettura a qualcun altro, appunto di fare spoiler, di farsi sfuggire un dettaglio o un nome. E allora ho detto: ma creiamo una zona franca, creiamo un luogo dove si va dentro, chi vuole ne parla. E l'ho fatto veramente pensando che ci saremmo trovati in 15, in 20 a contarcela su. E invece si sono iscritte molte persone, adesso non mi ricordo il numero, siamo più di 400, fra i 400 e 500 membri. Quando sono iscritto io ero 300, ma un po' di tempo fa, per cui insomma, credo oltre i 400. Hanno avuto questo incremento che ha fatto superare i 400 e devo dire che è un gruppo, dopo alla fine si è usciti dalla polibiologia, si è cominciato a parlare anche degli altri miei lavori, dei temi. Paola, sei sparita, proviamo a riconnetterti, speriamo che tu... momento solo, credo che sia sparita solo per un attimo, sperando che Paola riesca a connettersi, proviamo a sentire... tramite WhatsApp, sì. Chiedo scusa, ma lo facciamo così. Vedo che glielo scriviamo. Sei sparita. Eccola qua. Ti stavo scrivendo. Eccoti. Ma no, forse la linea ha avuto un momento di... Eccoti qua, Paola. Nostra meravigliosa linea di casa, famosa in tutto il mondo. Beh, insomma, belle linee.
Ecco, sì, parlavamo di spoiler place, scusa, che sta diventando una pagina che si parla d'altro. Ci siamo affrancati dalla polibiologia, abbiamo cominciato a parlare anche degli altri libri, dei personaggi, delle tematiche, cioè si è spaziato molto di più nell'ambito prevalente, ovviamente partendo dai miei lavori, però anche insomma ci sono persone che ci sono persone che chiedono consolazione, chiedono lumi, persone che parlano di un libro in particolare che li ha turbati o di una scena in particolare. Poi è quasi totalmente ormai autonomo. Io intervengo proprio quando vengo chiamata, vengo evocata taggandomi, perché mi perdo veramente, poi perché sono tante persone, cioè in realtà non hanno tutto questo bisogno di me ormai. Si parlano fra di loro, però poi tra l'altro ci sono le mie famose 12 lettrici famigerate che sono le mie lettrici che leggono i libri mentre li sto scrivendo, che più che degnamente prendono il mio posto qualche volta e rispondono a delle curiosità per conto mio, perché veramente a me sfugge, per cui insomma sappiate che se chiedete a una delle 12 come gli apostoli, mamma che impressione, non ci ho badato adesso che sono... È un accostamento impegnativo, Paola. Vorrei mostrare questo invece, io il diario del giorno dopo, perché da pochi giorni, da poche settimane, è in libreria anche questo tuo altro libro, che è il secondo di una serie che tu stai scrivendo per ragazzi, sì. 8-11 anni mi pare che sia questo. Prego. 8-12, sì, 8-12, sì. Insomma, ecco, gli ultimi anni delle elementari, i primi anni della scuola media. Intanto il genere che tu porti nei tuoi libri per ragazzi rimane il tuo. Ecco, come provi a declinare un genere forte nel momento in cui ti rivolgi a questa fascia d'età che ben conosci, visto che hai avuto e hai figli in quella fascia d'età? Allora, la realtà è che si deve partire dal presupposto che se tu scrivi per un bambino, un ragazzino, non significa che tu gli debba dare dei concetti semplici, ma devi riuscire a trasformare il tuo linguaggio in modo che anche dei concetti complessi possano essere capiti, ma puramente per una scelta di linguaggio, di termini. Non è che ci si possa aspettare che un bambino di 10 anni parli come un trentenne. Dopodiché, invece, il tema deve essere categoricamente rispettato, il lettore deve essere rispettato, quindi con le debite attenzioni, stando attenti a smussare quelle parti che possono essere lesive, ci si deve rivolgere esattamente come ci si rivolge al pubblico adulto, con lo stesso rispetto, con la stessa attenzione e fornendo la stessa materia nella maniera corretta. Insomma, come dire, ecco, ci sono dei gusti che a una certa età non si capiscono, però ci possono trovare delle vie di mezzo per cucinarli in modo che al bambino possano piacere, ecco. Se tu gli fai il fegato sceto, no, però magari gli fai delle buone polpette. Bene, con l'esempio culinario ci avviciniamo all'ultima domanda, Paola. Chiudiamo sempre così: tu che lettrice sei e cosa stai leggendo in questo momento e cosa puoi consigliare a chi in questo momento vuole leggere un bel libro? Allora, io sto leggendo e dovrei finire, perché mi manca un racconto solo, di Se scorre il sangue, che è l'ultimo libro di Stephen King, che per mia grande fortuna appunto è in racconti e quindi sono riuscita, nonostante il periodo faticosissimo, pieno di lavoro, a leggermi centellinandolo. Io sono una lettrice abbastanza onnivora, ovviamente mi piace molto leggere delle cose che scrivo e anche cose un po' più estreme come l'horror, che invece io non riesco a scrivere perché ho troppa paura, però lo leggo ancora volentieri a piccole dosi, però in realtà spazio anche in altri generi, tenendo conto che a me piace moltissimo leggere ancora i fumetti, perché sembra sempre che se uno scrive i fumetti poi dopo non li legga, c'è poco tempo anche per quelli. Io ho appena finito di leggere Venerdì 12 di Leo Ortolani, che è stato veramente un balsamo per l'anima, mi ha fatto benissimo, sto aspettando che mi arrivi Bedelia, che è collegato, anche se non necessariamente sequenziale. E poi ho Riccardino da leggere, che è l'ultimo libro di Camilleri. Certo. Poi io ne compro tantissimi, e dopodiché il tempo che io ho per leggere rimane uguale,
per cui leggo poco in tutti gli spazi che mi vengono concessi. Insomma, ti fa questi noi concludiamo invece tornando a consigliare Vengo a prenderti, ma consigliare l'intera polibiologia, prendetela da quello che volete, ma vi troverete sempre dentro una storia piena di verità che sono anche il loro contrario. Quindi grazie Paola, noi speriamo di ritrovarci a Villa Brunati appena speriamo possibile, di sì, dai. Per presentare, riparlare di questa polibiologia, oppure per parlare, chi segue la tua pagina sa che stai già lavorando a qualcos'altro di cui non ti chiediamo nulla, perché ci sarà il gusto di scoprirlo non appena uscirà. Grazie alle tante persone che sono state con noi, ai tanti commenti, avremmo voluto raccoglierli tutti ma erano davvero tanti, per cui non è stato possibile, e di nuovo grazie a Paola Barbato e buona serata. Grazie a voi, ciao Giorgio, ci vediamo, ciao, di persona, speriamo.